ancora in EIMA Web TV per parlare di un argomento che riguarda la ricerca e la formazione. Sono in compagnia di Luca Masiero, ricercatore del CREA, che per chi non lo sapesse, che cos'è? Il CREA è il più grande istituto di ricerca in agricoltura italiano e un ramo, diciamo, del Ministero dell'Agricoltura, che ha 12 centri, 6 verticali come quello a cui appartengo, viticoltura e enologia, e 6 invece più trasversali come potrebbero essere politica e bioeconomia o quelli che sono centri di genomica e genetica. Tu sei anche coordinatore del progetto Interreg Central Europe Agri Digital Growth. Di che cosa si tratta? Con il CREA abbiamo vinto questo progetto Interreg Central Europe, che intende migliorare quelle che sono le competenze digitali nel settore agricoltura. L'agricoltura si sta sviluppando e le competenze digitali e gli strumenti digitali sono, come dire, si stanno espandendo e sono sempre più diffusi. Quindi tutti quelli che sono gli operatori del settore devono aggiornare le loro competenze con tematiche di elettronica, robotica, digitale, e saper utilizzare quelli che sono tutti i nuovi strumenti, tutti i nuovi sensori che la tecnologia sta sviluppando. Quindi si tratta di creare un po' un nuovo profilo per unire la figura, per esempio, dell'agronomo alle nuove e maggiori competenze digitali che sono necessarie. Voi questa figura l'avete identificata già almeno nel nome, e si tratta del Precision Farming Specialist. Sì, il Precision Farming Specialist stiamo creando questo quadro di qualifica che mira a integrare quelle che sono le competenze degli agronomi, degli agrotecnici, dei periti agrari con delle competenze digitali legate appunto al mondo digitale. Allo stesso tempo abbiamo individuato anche una figura legata al mondo della di Federunacoma e delle aziende di Federunacoma che producono i macchinari per le aziende agricole, e anche qui vediamo una grossa trasformazione. Quindi le stesse competenze che una volta si fermavano all'ingegneria meccanica, adesso hanno bisogno di ingegneri elettronici, ingegneri informatici e agronomi. Quindi abbiamo due precision farming specialist, uno che guarda verso gli agricoltori e uno che invece guarda verso le aziende produttrici di macchinari. Quello che ci stai raccontando lo stai raccontando anche ad EIMA 2024, e verso EIMA 2026, quindi nel prossimo biennio, si completerà un iter legato a questa nuova figura professionale. Quali sono i passaggi? Il progetto ha diversi step, e appunto l'identificazione di quali sono le competenze chiave per il settore e per, come dire, mantenere il settore un'eccellenza, in quanto qui in Italia abbiamo oltre 300 produttori di macchinari e l'agricoltura italiana sappiamo è famosa in tutto il mondo. Quindi nel prossimo biennio individuiamo quali sono le carenze del settore a livello di competenze, creiamo una call for talent per coinvolgere i giovani interessati al settore, creiamo dei corsi pilota e poi andiamo anche a fare delle esperienze operative mettendo insieme quelli che sono i centri di ricerca come il CREA e gli altri partner di progetto, le aziende, quindi aziende produttrici di macchinari che spesso hanno bisogno dell'ente di ricerca per sviluppare o per validare quelle che sono le nuove tecnologie, e i giovani talenti che sono interessati a lavorare nel migliorare le proprie competenze e nel integrare quella che è l'agricoltura e l'agronomia classica con quello che è il mondo digitale, che come vediamo qui ad EIMA ha fatto dei passi da gigante. Se pensiamo alle precedenti edizioni c'è stata appunto un'esplosione, ormai l'intelligenza artificiale ne parlano tutti e vediamo diversi prodotti, diversi robot. Quando parliamo di formazione, in qualche modo pensiamo sempre un po' forse al target studenti, ma non è l'unico, cioè chiunque voglia in qualche modo formarsi può essere interessato a questo progetto e a questa nuova figura, giusto? Assolutamente. C'è un quadro di qualifica formale che stiamo discutendo con quelli che sono i decisori regionali, e dall'altro lato c'è anche la possibilità più operativa di fare seguire questi corsi e
per tutto quello che sono gli attori della filiera, nel senso che gli agronomi, io stesso con la mia laurea in agraria sento la necessità di formarmi su quelle che sono le innovazioni tecnologiche, su quelli sono, come dire, i modi di interpretare i dati che emergono dai diversi macchinari, dai diversi sensori, e quindi sono dei corsi a 360 gradi per, come dire, mantenere, migliorare, quindi fare un upskill e un reskill delle proprie competenze, quindi migliorare la propria carriera, offrire servizi migliori e aggiornare il proprio portafoglio di conoscenze, quindi si allinea con quelle che sono poi le mission europee di formazione continua. Per maggiori informazioni c'è un sito e ci sono dei canali social? Assolutamente sì, abbiamo sia il canale LinkedIn, sia Instagram e sia il sito di progetto. Ci trovate con digitando Interreg Central Europe, Agri Digital Growth. Grazie a Luca Masiero. Grazie a voi.